Tre affermati mosaicisti ravennati, Giuliano Babini, Marco De Luca e Paolo Racagni, hanno deciso di donare 6 opere al Comune di Ravenna che verranno collocate all'interno degli spazi del Mar e del Tamu. La donazione vuole lasciare un segno alla città, raccontando come è cambiato il mosaico nel corso degli ultimi 30 anni. Le opere intrecciano infatti la tecnica del mosaico con altri media come pittura e scultura, coniugando tradizione e innovazione. Le opere sono frutto di una donazione importantissima di 3 fra i maggiori artisti ravennati, artisti mosaicisti ravennati. Giuliano Babini, Marco De Luca e Paolo Racagni hanno deciso di donare al Comune di Ravenna un nucleo importante delle loro opere che andranno ad arricchire le collezioni permanenti del nostro patrimonio. È un gesto di grandissimo valore simbolico, un autentico atto d'amore di questi artisti per la città e per il mosaico al quale hanno dedicato tutta la loro vita come artisti e come insegnanti. Paolo Racagni, Marco De Luca e Giuliano Babini hanno voluto con questo dono però anche testimoniare un altro valore. Sono 3 artisti che hanno lavorato con esiti diversi all'affermazione del valore artistico autonomo del mosaico e quindi rappresentano un pezzo della storia del mosaico nella nostra città. Davvero un gesto di cui siamo loro molto grati. Le loro opere verranno consegnate al Mar e al Museo Tamo e andranno ad arricchire i percorsi espositivi dei 2 musei. Il museo appunto deve essere testimonianza di ciò che avviene, soprattutto un museo diciamo non statale, ma un museo come questo doveva portare il discorso di una ricerca museiva che è stata fatta in questi ultimi anni, anzi per noi da parecchio tempo, che appunto ormai è perfettamente paragonabile e può interloquire con tutte le arti visive. Ognuno di noi ha diciamo una ricerca abbastanza diversa. La partenza, come diceva prima Marco De Luca, è stata con la stessa scuola, spesso addirittura nella stessa aula, ma successivamente ogni personalità ha sviluppato la propria ricerca. Ad esempio io sono molto più sul figurativo tridimensionale verso la scultura, con pochi interventi musivi, De Luca invece un po' più pittorico, come Racagni lavora più su delle superfici piane e con materiali diversi. Ognuno di noi insomma ha sviluppato e ha fatto la propria strada, la propria connotazione personale.